Siamo qui, pronti a divertirci. Siamo pronti a vivere le emozioni di questa grande partita. Benvenuti da Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Le squadre sono scese in campo, in palio c'è onore e gloria della vittoria. Pedro. Negredo. Sergio Ramos. Xavi. Negredo. Sergio Busquets. Tocca indietro verso il portiere. Palla recuperata in buona posizione. E scongiura una potenziale occasione da gol per gli avversari. Rossi. Giuseppe Rossi. Palla sul palo e poi nuovamente in campo. Abate. I difensori devono tenere gli occhi aperti. Non riesce a tenerla. Sergio Busquets. Azione fermata dal difensore. Negredo. Intercetta. Rossi. Sergio Busquets. Pedro. Candreva. Intercetta il passaggio. Xavi. Fa su il pallone sulla fascia. Fermata l'azione d'attacco. Pressano bene e rubano palla sulla fascia. E riconquistano il pallone in difesa. Rossi. Barzagli. Rossi. L'estremo difensore opta per un rinvio sulla fascia. Palla alta. Pedro. Xabi Alonso. Il pallone è saldissimo tra i suoi piedi. Xavi. E interviene bene il difensore. Bravo, ottimo passaggio. Grande intervento difensivo, può allargare subito a sinistra. Mette sotto pressione gli avversari. Vede l'uomo sulla fascia. Xavi. Non cerca la profondità. Pedro. Decisamente falloso questo intervento. Quando si hanno opportunità del genere non bisogna lasciarseli sfuggire. Il portiere fa su il pallone. Forse l'arbitro non ha visto, ma questo era un fallo piuttosto violento. Sergio Busquets. Vince il contrasto.
intuisce tutto. Si approssima alla fine del primo tempo, ancora nessun gol in questa partita. Ha tenuto gli occhi sulla palla e non se l'è fatta sfuggire. Si chiudono bene e non lasciano passare nessuno. Negredo. Fine del primo tempo, ancora 0-0 il risultato. Una partita strana, condizionata dai molti errori in fase di impostazione di gioco. Chissà quali direttive avranno dato i due allenatori alle proprie squadre durante l'intervallo. Candreva. Decide di crossare. La passa bene a compagno. Negredo. Montolivo. Ottima visione di gioco da parte del difensore. Candreva. Rossi. Doveva fermarlo a tutti i costi e c'è riuscito. Negredo. Sergio Busquets. Il direttore di gara ferma il gioco e segna un calcio di punizione. Ecco il primo avvicendamento in campo. Vediamo se cambierà qualcosa nella disposizione tattica. Occasione mancata di un soffio. La palla ha sfiorato la traversa. Ha colpito bene la palla, è uscita di poco. Sergio Busquets. Piqué. Xavi. Pedro. Piqué. Palla recuperata a centrocampo e l'azione può ripartire. Fabregas. Davvero un bel passaggio. Sergio Busquets. Azione fermata dalla difesa avversaria. Pallone giocato per vie laterali. Candreva. Questa difesa sembra invalicabile. Abate. Si inserisce e ferma l'azione offensiva. E questo non è il modo di intervenire sull'avversario. L'ammonizione ci stava tutta. L'allenatore decide di usufruire del secondo dei cambi a sua disposizione. Pedro. Balotelli. Interrompe una pericolosa azione offensiva. Il portiere riesce a deviare. Palla allontanata dalla zona calda. Ottimo lancio in profondità. Balotelli. Casillas. Rete. La squadra ospite è andata in rete. Un colpo davvero duro, ha ammutolito tutto lo stadio. E adesso che sono riusciti a portarsi in vantaggio dovranno fare in modo di gestire al meglio il risultato. Xavi. Il portiere fa sua la palla. Rinvio di Buffon.
Xabi Alonso. La difesa recupera il pallone. Balotelli. Candreva. Può andare al cross. Pericolo. Balotelli. La palla finisce a lato, ma davvero per un soffio. Era bloccato dagli avversari, ma ha voluto tentare ugualmente il tiro. Sempre molto attenta la difesa. Non riesce a controllare il pallone. Un cross al centro è la soluzione migliore. La posizione è ottima, vediamo se sapranno sfruttarla. Non ha scampo il portiere, palla nel 7. E con questo gol aumentano il margine di vantaggio. Partita probabilmente chiusa. Ora hanno acquisito un discreto margine di vantaggio. Criscito. Palla intercettata. Sergio Ramos. Xavi. Pedro. Passaggio perfetto. Palla spedita direttamente in fallo laterale. L'arbitro dice che è finita. Una grande vittoria. Vincono e mantengono la propria rete inviolata. E con un ringraziamento a Beppe Bergomi, un saluto da Fabio Caressa.